la sintesi che facciamo quella di domani, cioè nel senso dopo il primo dopo tutta la settimana di lavoro ci entra anche l'aspetto protagonista, ci entra. Certo. A che punto siamo? No, siamo in linea con i nostri programmi, nel senso che è una squadra che lavora da 18-19 giorni, sta proseguendo un bel programma di lavoro intenso per quanto riguarda la preparazione atletica, come è in questo periodo. Soprattutto continuiamo a lavorare su tanti aspetti, siamo una squadra che ha cambiato molto, a partire dallo staff per proseguire con i tanti giocatori e anche nel modo di stare in campo. Quindi sicuramente ci sono ancora tantissime cose da mettere a punto, nelle distanze, nei movimenti in campo, nel riuscire a tenere bene il campo. Però siamo in linea con quello che ci siamo proposti, quindi domani sarà un test sentito dalla piazza, ma per noi sarà sicuramente una tappa dove vogliamo ben figurare, ma allo stesso tempo non dobbiamo trascurare che poi il nostro percorso inizierà con l'inizio del campionato, che non sappiamo quando sarà, ma sarà. Questa cosa aiuta o crea dei problemi nel lavoro? Vabbè, è chiaro che tutte queste cose sono dei disagi. Adesso dire vantaggi e svantaggi non ce ne sono, cioè nel senso, se noi decidiamo di partire il 16 di luglio, lo decidiamo perché sappiamo che il 26 vince il campionato. Non è che ci capiamo che il 26 non giochiamo il 2 di settembre, vuol dire che poi o slitterà di una settimana alla fine del campionato, oppure ci sarà un'altra settimana in più. Quindi non ci sconvolge la vita, ci fa cambiare i programmi, nel senso che la settimana che dobbiamo giocare per il campionato dovremo organizzarci per un amichevole, sappiamo che si inizia una settimana dopo. Non ci sconvolge la vita, se non ci mette nel dubbio di sapere ma cosa facciamo, programmiamo la preparazione per arrivare al 26 magari in una certa maniera, o poi invece manca ancora un mese, diventa lungo, insomma. Tant'è vero che il nostro programma di allenamenti l'abbiamo leggermente modificato, invece di fare tanti doppi l'abbiamo spalmato un po' più in allenamenti singoli, magari si lavora un po' più di qualità, visto che in teoria c'è più tempo. Mi permetto di darvi del tuo, avevi dato, se non ricordo male, una percentuale di 10% la precedente conferenza, sì. A che punto siamo? Siamo domani. Sono passati 10 giorni più al 20. Quindi siamo al 20-25%, come condizione chiaro che siamo, magari siamo come primi, come tutte le squadre in questo periodo, quindi la condizione che ha lavorato in un modo, che ha lavorato in un altro, che ha spinto di più sulla forza, chi sulla via, chi sulla velocità, più o meno siamo lì. Sullo stare in campo, secondo me incontriamo una squadra che gioca, che ha lo stesso allenatore, che giocano così anche dall'anno scorso, forse sono anche più avanti rispetto a noi da questo punto di vista. Però non ci spaventiamo. Più avanti di voi sul aspetto diciamo organizzativo. Diciamo sulla tattica, nel senso che visto che hanno cambiato poco, nel senso che sono quelli lì, il stesso allenatore, hanno giocato, credo giocassero 3-5-2 più o meno, 3-4-1-2, 3-5-2, giocheranno anche domani così, quindi magari hanno più, sanno già cosa fare. Noi stiamo lavorando anche su questo, spesso ci rendiamo conto che magari siamo stati bravi nelle amichevoli che abbiamo fatto, dobbiamo continuare perché dobbiamo continuare a crescere, ecco, questo è il senso. Ascolta, il tuo progetto tattico del 4-3-3? Non è esclusivo. Non è esclusivo. No, assolutamente, cioè, anche lì stiamo lavorando più sui concetti base che sono di fase difensiva e fase offensiva. Lavoriamo sui movimenti del 4-3-3, però come ho già detto, si stava facendo, ci rendiamo conto che forse non ci appartiene. La squadra in questo momento, in linea di massima, è costruita per fare quello. Poi dopo, quando sono in campo, noi dobbiamo essere bravi a renderci conto se realmente è la cosa più vantaggiosa. Ascolta,
Hai qualche idea, diciamo, di formazione? C'è qualcuno in più indietro, diciamo, c'è qualcuno che è infortunato, non è in condizione, non è utilizzabile? No, il fatto di essere utilizzabili credo che oggi sì, credo che siano tutti. Beh, anche Barzagli. Sì, Barzagli è quello che ha saltato più allenamenti. L'attaccante è arrivato ieri. Lui è utilizzabile? Credo di sì. Federalmente? Federalmente. Ok. E poi Raffini è arrivato una settimana fa neanche. Chi? L'altro attaccante, Raffini. Però adesso aspettiamo, ma credo la società ha dato già l'ok per tutti, dal punto di vista del testamento. Non so se è arrivato, l'unico che dovevamo aspettare era quello di Magrassi, che doveva arrivare oggi, insomma, però la disponibilità. Tutti disponibili. Tutti, sì, presumo. Per condire un po' la minestra, si viene, non so, Magrassi lo fa giocare, Raffini gioca, c'è cioè qualche idea così per dare delle. Avanti. Non è importante, giochiamo. Se gioca Magrassi, Raffini, non è importante. Cioè, nel senso, posso giocare? Posso? Tutti. Okay. Sono tutti disponibili, possono tutti giocare. Sono per giocare chiunque. Ne ho 24 in questo momento. Non ci sono infortunati, se non ci fa male nessuno oggi. Sono tutti schierabili. Chiedo un'altra cosa io. Dei ragazzi della Belletti che sono stati aggregati, come le ricordi? Continuano a stare con noi, tutti e quattro. Continuano a stare con noi, stanno lavorando con noi, poi probabilmente adesso vediamo quando sarà il momento che la Belletti comincerà a giocare, per esempio, però per il momento ci stanno dando anche delle soddisfazioni, perché sono migliorati tanto. E quindi sono elementi che magari durante l'anno sui quali noi possiamo contare. Consideriamo nella lista dei convocati? Sì, sì. Okay. Tutti i convocati.